Oggi per lezioni di medicina e chirurgia per tutti parliamo della diverticolite acuta. La diverticolite acuta è un'infiammazione dell'intestino, di solito si tratta del colon di sinistra, quindi il grosso intestino, che appunto perché ci sono dei diverticoli, cioè delle estroflessioni della parete. L'intestino è un tubo. I diverticoli sono delle specie di sacchettine che si formano sul tubo, quindi estroflessioni in cui la parete è più sottile e più delicata. Queste si possono infiammare e dare appunto la diverticolite acuta. La diverticolite acuta è una malattia in prima battuta medica e va trattata e viene trattata efficacemente con gli antibiotici. Cosa succede? Succede che abbiamo un dolore addominale localizzato nel quadrante inferiore di sinistra, può comparire febbre, uno non riesce più ad andare di corpo, quindi l'alveo è chiuso, le feci e a volte anche i gas. E per questo attacco acuto, di solito si rivolge al pronto soccorso. Lì vengono fatti degli esami del sangue, dove si vedono i globuli bianchi che sono aumentati, questo è ovviamente un segno di infezione. Si vede la PCR, la proteina C reattiva, che è aumentata. Anche questo è un segno di infezione. E dal punto di vista strumentale viene eseguita un'ecografia che può evidenziare l'ispessimento del colon di sinistra e eventualmente anche del liquido intorno che si è formato appunto per la infiammazione. Ma l'esame più sensibile e più specifico per diagnosticare bene la diverticolite acuta è la TAC, perché questa ci permette di sapere con precisione che livello di infiammazione è. Vi è una classificazione in quattro stadi, che è la classificazione di INCEI, che permette di stabilire quanto la diverticolite acuta è grave. Ebbene, nella maggior parte dei casi, come vi dicevo, è una forma lieve che può essere curata con le medicine, se però si forma un ascesso, cioè una raccolta di pus, e questo ascesso è maggiore di 4 cm di diametro, allora bisogna pungerlo, cioè con un aghino, sotto guida ecografica o sotto guida TAC, andare a estrarre il pus. Se poi alla TAC, invece dell'ascesso, si vede che è una forma ancora più grave, per esempio con liquido purulento sparso in tutto l'addome, o ancora di più, segni di perforazione libera, quindi perforazione che ha fatto uscire materiale fecale, materiale enterico in giro per l'addome, allora può essere indicato in questi casi l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico si può fare per via mini-invasiva o per via tradizionale, quindi laparoscopica o con il taglio classico in mezzo alla pancia. Le criticità dell'intervento chirurgico è che quando si ha a che fare con un campo infetto, come la diverticolite, a volte non si riescono a fare le anastomosi, cioè le cuciture interne. Quindi si tira via l'escremento dell'intestino malato, si fa la resezione. Però se il campo è molto contaminato, ci sono feci sparse per tutto l'addome, non è una cosa corretta eseguire la cucitura all'anastomosi. E in questo caso bisogna fare la deviazione temporanea, il famoso sacchettino, l'astomia. Questo perché? Perché se il campo è contaminato, le cuciture interne non cicatrizzano e quindi non c'è possibilità di risolvere il problema infettivo in maniera efficace. È chiaro che con il progresso tecnologico e della medicina si fanno sempre più cuciture interne e quindi nel caso di intervento chirurgico d'urgenza si riesce nella maggior parte dei casi a ricostruire il paziente. Però capita ancora di eseguire l'intervento con la deviazione, il famoso intervento di Hartmann. È una deviazione temporanea, quindi dopo qualche settimana, massimo qualche mese, si procede all'intervento di ricanalizzazione, in cui il paziente viene rimesso a posto, così come era prima. Domanda che spesso viene fatta è: esiste un intervento preventivo per la diverticolite acuta? La risposta è no. Si è visto che gli interventi preventivi non sono efficaci, non servono.
Interventi preventivi, cioè quando uno sta bene, sapendo che ha i diverticoli, si deve fare un intervento preventivo per tirare via quel segmento di intestino. La risposta è che interventi preventivi si fanno solo se l'intestino è molto ristretto, cioè se hanno dei restringimenti, oppure se l'intestino ha creato delle comunicazioni con la vescica, cioè se è creata la fistola colo-vescicale, oppure se il paziente ha avuto tantissimi episodi di diverticolite acuta che hanno completamente alterato la sua qualità di vita. Al prossimo argomento.